danese. Certo. È venuto fuori un impresario, ma scritturato, del 47, un mese all'Hotel Palace di Copacabana a Rio de Janeiro. Di lì ho fatto 3 mesi a San Paolo del Brasile. Ritornato in Italia, ho fatto 15 giorni in Venezuela, poi ritornato in Italia, ho cominciato a girare l'Europa. Sono stato a Anversa, sì. 3 volte a Gand, Bruxelles, sì. Amsterdam, 3 volte a Colonia, la radio, ma andavo là come gran vedette. E il giornale italiano non ne ha mai parlato di questo. Sono stato a Amsterdam, certo. Sono stato a Stoccarda. Parlami dell'avventura americana. E poi è arrivato il momento che sono stato chiamato a New York. Esatto. Alla CBS di New York con l'orchestra di Percy Faye. È stata una cosa grandiosa. E vado a New York, parto il 5 giugno del 50, arrivo all'aeroporto e verso alla porta d'ingresso della palazzina dove ci sono le dogane, solite cose, certo. Prassi che ci vuole quando, certo, uno entra, certo. Mi viene incontro una signora con, e più si avvicina e riconosco in lui un mio collega di Milano, Nino D'Avreglio, che cantava più o meno come me. Ciao Nino, un abbraccio così, e certo. Poi sua moglie mi presenta, la Teresa, sua moglie, e dice: immagino, ma come fate a sapere? Io dico: come hai fatto a sapere che venivo? E io l'ho letto sui giornali in America. E dice: ma immagino che tu domani ti trovi spaesato perché non conosci nessuno, che te hai un amico, un fratello, vieni da me. Se devi passare i pezzi che devi fare, poi se devi andare alle trasmissioni, come fa? Non sapevo se tam, please, qua, poche parole, ma vabbè. E difatti il giorno dopo mi portano addetti lì ai lavori, quelli della Coca-Cola, sì, perché ero usato la Coca-Cola. Era una manifestazione di tutti i più grandi cantanti del mondo. C'era il Messico, l'Argentina, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svizzera, la Francia e l'Italia. Io rappresentavo l'Italia. Hai capito? E lì hai cantato? No, e lì, faccio per dire, e lì cosa ho fatto? Lì da questo mio amico che ho incontrato a New York, vado la mattina dopo. E là incontro, mi presento suo figlio, che aveva 13 anni. Dice: questo è mio figlio. Noi qui è da un po' di tempo, da un anno e mezzo, facciamo degli spettacoli nell'ambiente italiano. Lui è la vedette, cioè suo figlio, che cantava e suonava il piano e si accompagnava. Era? No, aspetta. E allora dice, e queste cose qui, e allora dico, beh, e loro dicono: ma senti Nino, perché non me lo dai con me? Parlo così bene l'inglese. Ed è venuto con me. Mi ha accompagnato dappertutto, mi ha accompagnato sull'Empire State Building, là quel grande grattacielo, al Radio City Teatro, 7000 posti, al Capitol. Mi ha portato dappertutto, sempre con lui. E lui mi faceva da interprete e cominciano le prove per fare trasmissione. Certo. In un auditorio 3000 posti c'era. E lì in una pausa durante le prove si mette a suonare il piano, gli addetti ai lavori, fra i quali Percy Faye, come on, l'ha portato in un auditorio più piccolo e lì lui si è disteso, ha fatto sentire che cantava in italiano, in inglese e si accompagnava al piano. E lì gli hanno dato 18 trasmissioni da fare nell'ambiente americano, erano anni che non è mai riuscito ad andare. È andato lì e gli hanno dato il nome di Johnny Dorelli. Perché lui si chiamava, cantava gli spettacoli col nome di Giorgio Guidi, che è il suo nome. Ecco, allora diciamo, è Johnny Dorelli. Johnny Dorelli, oggi, è già detto. Ecco. E sì, ne hanno parlato all'epoca, ne ha parlato Gioia, ne ha parlato gente, ecco, ne ha parlato di me proprio. Certo. Accenno questo fatto. E adesso dimmi, cosa hai cantato? No, ho cantato Mandolinata Sera, Torno su Viento e cosa, come si chiama? E Ciucciariello Branco. Ecco, e adesso, amici telespettatori, ascolteremo Torna su Riento, Danilo Ossani. Alla CBS di New York. Alla CBS di New York. Our guest, Nilo Ossani, who we are proud to say has made the long transocean flight from Italy to New York solely to appear on this program, now brings to us an Italian song that's popular everywhere, Torna a Sorrento. Return to Sorrento.